sopralluogo insolito ma indubbiamente emozionante per i vigili del fuoco del comando di Arezzo saliti sulla terrazza più alta del palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Al lavoro quattro pompieri assieme al vicecomandante Marcello Tiezzi che si sono messi alla ricerca della datazione impressa nelle tre campane che si trovano nella vela costruita da Giorgio Vasari. Le campane hanno datazione diversa. Quindi non sono state costruite tutte insieme per l'orologio. Sembra che la campana più grande è del 1578, mentre la campana laterale per un quarto d'ora è del 1350 e la campana laterale della mezz'ora è sul 1540. Quindi sono datazioni diverse, occorre trovare ora tutta la documentazione che abbiamo in archivio, sia qui in Fraternita sia in sovrintendenza, per capire quando sono state costruite, fuse, da chi e come, quante sono state pagate, però quello che è importante è che la campana è del 1350. È molto importante la data perché nel 1348 ad Arezzo ci fu veramente una grande epidemia di peste, quindi non è escluso che la campana è stata fusa dopo l'epidemia di peste in Arezzo. Per quale motivo? Per chiamare le persone che aderivano alla fraternita qui in piazza. È un luogo, un punto di riferimento per la nostra città? Penso di sì. Insomma, è un libro aperto che dobbiamo ancora scrivere. Ormai sono tanti anni che i Vigili del Fuoco partecipano alla conoscenza delle cose nascosti di Arezzo o sottoterra o nei punti più alti, contribuiamo a far conoscere la città a tutti gli aretini.